Eccoci qui, secondo giorno di Computex, non siamo all'interno della fiera, ci andremo oggi pomeriggio, ora però siamo in compagnia di ospiti, soprattutto di Intel, in questo boot in cui troviamo il nuovo HP All-in-One, Envy All-in-One, in questo caso nella versione da 34 pollici con un display curvo 21 noni, si tratta del modello aggiornato rispetto a quello che aveva provato Riccardo l'anno scorso, di cui vi lasciamo la recensione in descrizione. Un dispositivo che ci era piaciuto davvero moltissimo, con alcune soluzioni come questa della webcam davvero molto interessanti dal punto di vista del design. Guardate che bella questa base con una finitura simile al legno, nella parte frontale invece abbiamo tessuto a ricoprire l'impianto audio che è realizzato in collaborazione con Bang & Olufsen. Questo che vedete è il controllo del volume, è touch, io ruotando riesco ad alzare e ad abbassare il volume di questo All-in-One, un All-in-One che offre al suo interno dei processori Intel Core di ottava generazione, è stato quindi aggiornato rispetto alla versione dello scorso anno, in questo caso possiamo vedere si tratta di un 8700T, un processore a 6 core con un base clock di 2,4 GHz, ma non solo, perché abbiamo anche una componente grafica dedicata, si tratta di un Nvidia GeForce GTX 1050, un prodotto che offre poi diverse soluzioni per quanto riguarda lo storage. In questo particolare caso abbiamo un primo disco che è un SSD Samsung da 512 GB, accompagnato da un secondo disco che è invece un disco meccanico da 2 TB. Un prodotto che arriverà anche sul mercato italiano ad un prezzo di circa 1500 euro. Abbiamo poi 16 GB per quanto riguarda la RAM, RAM DDR4, e una cosa interessante è che si tratta di uno dei primi prodotti che offrono l'integrazione con l'assistente vocale di Amazon, quindi Amazon Alexa. Ora proviamo a chiamarlo, vediamo se si attiva. Ehi Alexa! Non funziona. Alexa! Niente, non ci vuole ascoltare oggi, proviamo a vedere se si attiva tramite il pulsante. Sì, vedete, schiacciando il pulsante, in questo caso ovviamente non ci ha riconosciuto perché qui intorno c'è davvero un gran baccano e quindi probabilmente non ha riconosciuto la nostra voce, però come avete visto appena abbiamo premuto il pulsante si è attivato il pulsante, ma si è anche accesa la lucina qui sotto in basso. Uno sguardo veloce alla base di questo All-in-One, così vi faccio vedere anche le porte di espansione. Qui sul lato abbiamo un USB-C con anche funzionalità Thunderbolt, un jack per le cuffie, lettore di schede SD e una USB Type-A Gen 2 3.1, oltre ovviamente al tasto di accensione. Quindi, come dicevamo, un prodotto che non vediamo l'ora di provare, speriamo arrivi presto anche nei nostri negozi, oltre che a noi ovviamente per provarlo. Per il momento è tutto qui dal boot Intel, ci rivediamo tra poco dalla fiera con altri numerosi video.